Spesso la vita spegne le nostre illusioni, poi per miracolo riaccende in noi la speranza. Volgendo lo sguardo al passato, ripensando a una guerra che tutti cercano di dimenticare, abbiamo lavorato sodo, dando un senso alle nostre vite, guadagnando in un mondo finalmente libero posizioni di prestigio fino ad arrivare al potere. Ma per qualcuno gli orrori e le sofferenze di quegli anni non avranno mai fine, mai. Permettetemi di descrivervi ciò che è apparso ai miei occhi quando arrivai laggiù e vi prego di scusarmi se quanto vi dirò potrà sconvolgere i vostri sensi o, come mi auguro, le vostre coscienze. Mi riferisco alle atrocità perpetrate dai nazisti nel campo di concentramento di Buchenwald, un piccolo paese a 10 chilometri da Weimar, dove esisteva uno dei più organizzati campi di sterminio nazisti, un autentico girone dell'inferno. Come entrai nella prima baracca, incontrai gli occhi allucinati di un uomo dall'età indefinibile, un'incredibile straziante smorfia di sorriso sul volto, il corpo completamente senza energie, incapace di muoversi. All'esterno, alcuni individui si aggiravano come sciacalli tra le pile di cadaveri, fino a 5.000 accatastati in una sola fossa. Il tanfo nauseabondo dei corpi decomposti rendeva l'aria irrespirabile e la vista di migliaia di bambini assassinati rendeva ancora più straziante quella scena incredibile. Sulle forche di Buchenwald penzolavano decine e decine di impiccati, ormai con le sembianze di fantocci mummificati. Ma se queste scene offendono la vostra dignità, sappiate che molti degli aguzzini che hanno potuto anche solo pensare, prima che attuare simili atrocità, sono ancora indifferenti in mezzo a noi. Attenzione prego, i signori passeggeri con passaporto degli Stati Uniti sono pregati di dirigersi alle uscite 2, 3 e 4. I signori passeggeri di altre nazionalità sono pregati di recarsi alle uscite da 5 a 15. Si prega di mantenersi in fila e di presentare l'apposito modulo che hanno ricevuto a bordo dell'aeromobile unitamente al passaporto. Dopo i controlli dell'ufficio immigrazione verranno espletate le formalità doganali. La città di New York vi porge il benvenuto negli Stati Uniti. Su quella poltrona. Che ore sono, Elisa? Non sei andato per niente a letto, papà. Che ti succede? Niente. Papà. Te l'ho detto, sto bene. Mi sono soltanto addormentato sulla poltrona. E magari avrei preso un raffreddore.
Ah, sciocchezze. Vai pure adesso, non voglio che tu faccia tardi. No, ti preparo la colazione, cosa preferisci? Grazie, faccio da solo. Sicuro? Sì, mi faccio una tazza di tè. Come vuoi, certo che sei strano stamattina. Papà? Devo scappare adesso, ci pensi tu per la cena? Sì, sì, certo, vai pure. Ok, allora ci vediamo stasera. Sappiamo che è lì. Weiß manchmal nicht, warum sie weiterleben. Ah, Fitzherr. Adesso 5 o 6 ore fa. E nessuno ha sentito niente, eh? Chi può dirlo? Anche se ci fossero state 50 persone. Certo. Sappiamo almeno come si chiama? Vladimir Fitzov, anzi Fitzev. F-I-T-Z-E-F. Un anello, un orologio d'oro, $300 e qualche spicciolo in tasca, quindi niente rapina. Forse aveva qualcos'altro, una borsa, una valigia. No, dico così per dire, non è sicuro.
Già, ma non siamo all'ufficio oggetti smarriti, Lustig. Questo lo so. Allora, se lo sai, non fare supposizioni. Dati da fare, invece. Giusto? Allora, cos'hai saputo? Quello che sai anche tu, capo, che è stato ucciso. Brillante deduzione. Tenente. Insomma, una cosa è certa. Quest'uomo aveva dei nemici. Signora Fitzef, scusi, sono il tenente Kojak della polizia di New York. Le faccio le mie condoglianze. La ringrazio. Lei sa se qualcuno per caso aveva minacciato suo marito? No, no. Non le ha mai detto di avere qualche nemico, qualche rivale? Insomma, qualcuno che lo odiasse, che gli volesse male? No, mai. Tutti lo amavano, era buono. Allora lei non ha la minima idea di chi può averlo ucciso? No, tutti amavano mio marito. Un uomo fortunato? Un uomo molto buono. Beh, auguriamoci che riposi in pace. Papà, sono io. Papà! Sì, un momento, è appena arrivato. Tenente, c'è al telefono una certa Elissa Barak, ci parla? Ma certo. Grazie. Ehi, ma che bella sorpresa. Papà non è rientrato ieri sera, sono preoccupata. Ah, non esagerare. Voglio parlare con lei, tenente. Dove sei adesso? Nel suo ufficio, non so cosa fare. Va bene, vengo subito lì, d'accordo? Comprare il pane, pagare la luce, ma che bravo. È così che lavori, Rizzo? Tenente. Ah, su, non fare quella faccia. Ma dove sarà? Ma dove sarà? Non lo so. Di un po'. È successo altre volte? Beh, qualche volta è distratto a tal punto che si dimentica di avvertirmi che non viene a cena, ma non è mai rimasto fuori tutta la notte. Hai telefonato agli ospedali? Sì. Ma quando ho visto che non era in camera sua stamattina, sono venuta subito qui. Ma su, andiamo, vedrai che lo troveremo. Parlami di lui, che stava facendo? Non lo so, so solo che era molto strano in questi giorni, cominciavo a preoccuparmi. Molto strano? Che vuoi dire? Lui insisteva che andava tutto bene, ma non era così. Ci sono due possibilità per un uomo dell'età di tuo padre che possono renderlo strano. La prima è che può avere problemi di lavoro. E quale sarebbe l'altra? Beh, se mi passi l'espressione, problemi di donne. Chi? Papà? Eh certo, non siamo poi così vecchi, sai. Pronto? C'è il tenente Kojak lì? Sì, un momento, è per lei. Sì? C'è una nota urgente per lei. Su, avanti, leggi. Questa foto ti dice qualcosa? No, niente. Il procuratore l'aspetta nel suo ufficio. Sì, d'accordo, ci vado subito. Ciao. A che gli serve la foto di un nazista? Ti dispiace? Va via adesso. Sì, ma se ci sono novità chiamami subito, eh? Certo, la chiamerò stasera. Non farmi preoccupare, d'accordo? Promesso. Promesso, promesso. Vedrai che non è successo niente. E che papà sta bene. Sta tranquillo. Ok. Buddha Baiti. Tolka. Buddha. Astaroji. Harasho. Dosvidania.
rapporto subito. Ok, ci penso io. Ciao. Ucciso nel salone delle feste. Ora non festeggerà più. Ti vanno i nuovi? Sì, saldi da Bloomingdale, ti piacciono? Nikolai Kastenov, Vladimir Fitzev, coincidenza un po' strana, no? Di sicuro entrambi assassinati. E che altro, secondo te? Più o meno la stessa età. E che altro? Entrambi russi, del Caucaso. Del Caucaso? Sì. Fitzev e Kastenov, due vecchi russi, abbastanza strano, no? Credi ci sia un collegamento? Circa 5-6 settimane fa un altro russo è stato assassinato a Jersey, ricordi? A Jersey? Stessa età, più o meno. Se hanno fatto fuori Kastenov, ci sarà un collegamento col caso Fitzev, ok? Esamina tutti i particolari e li confronteremo con il caso di Jersey. Come si chiamava la vittima? Stankiewicz, se non è proprio così il nome ci sono andato vicino. Stankiewicz. Sarà un parente? Ma guarda, lo scomparso che riappare, felice di vederti. Mi sento un idiota. Ho fatto stare in pena Elissa e sono quasi certo che... Sì, sono sicuro che ti ha trascinato in questo stupido guaio. Hai sguinzagliato i tuoi uomini sulle mie tracce? No, due o tre dei miei ragazzi hanno una tua foto. Ma dove sei stato? È tutto molto ridicolo. Sono dovuto andare a Boston. È successo tutto all'improvviso. Ho lasciato un biglietto a Elissa, ma per qualche motivo non l'ha visto. Forse è stata la donna delle pulizie, che per mostrarsi ancora più efficiente l'ha buttato via. La donna delle pulizie? Già. Beh, vieni su da me, ci berremo un bicchiere. È il miglior modo per dimenticare questo piccolo incidente. Sai, ora non posso, sto giusto andando all'aeroporto. Ah, sei sempre in viaggio? Devo essere ad Atlanta domani mattina alle 9. Ma comincio a sentirmi veramente stanco. Beh, certo, ti ho visto più in forma di così. Lo so. Vado avanti e indietro come un matto. Sai, penso sempre ai vecchi tempi, quando mi trasferii qui, alle nostre spronze di vino, alle lunghe chiacchierate insieme. Vorrei tanto avere il tempo di... Comunque tu stai bene, vero? Sì, visto che non devo più preoccuparmi di te. Scusami. Tutto dimenticato. Grazie. E appena torni? Appena torno ti chiamerò. Ti auguro buon viaggio. E scusami ancora. Sto benissimo. Ma che succede? Perché devi andare via così? Un giorno ti racconterò tutto. No. Dove stai adesso? A casa. Sì, ma io ti avevo detto... Sì, lo so cosa mi avevi detto, di andare a vivere con un'amica. E... Perché... Non sei al sicuro, Elissa. Paura. Non ti lascerò andare via se prima non mi dici dove posso trovarti, papà. Ti ricordi quando ti ho insegnato come mandarmi un messaggio in codice tramite computer? Il numero che devi chiamare è segnato sull'agenda. Se realmente hai urgenza di parlare con me,
collegati telefonicamente e digita questo messaggio. Papà, mi manchi tanto. Ma tu potrai avere accesso al computer. Di questo non preoccuparti. Ah, senti, il mio passaporto e il libretto degli assegni? Sono nella valigia. Perché sta succedendo tutto questo? Non lo so il perché. È una serie di eventi incredibili. Ma avrò cura di me stesso, non preoccuparti. Quello che tu vuoi che io faccia è anche quello che voglio io. Lo spero proprio. Va via adesso. Papà. Elisa! Ah, salve! Allora, come va? Bene. Non pensavo di incontrarla qui. No, facevo un giro da queste parti. Dimmi, che stai facendo? Beh, come lei sa, mi occupo di restauri. Sto cercando di sistemare alcuni affreschi di questa chiesa. Certo, credo che tuo padre sarà fiero di te. L'ho visto ieri sera. Dove? Mentre stava andando all'aeroporto. Mi dispiace di averla disturbata per niente. Ma ti pare? Io adoro il lieto fine. Sei più tranquilla ora? Grazie di tutto. Non ho fatto granché. È corso subito da me. Ho promesso a papà che saremo tutti insieme una sera. Bene. A proposito, c'era un'altra cosa che volevo chiederti. La mia donna di servizio è un disastro. Pensi che la vostra donna delle pulizie potrebbe venire un paio di giorni alla settimana da me? Noi non abbiamo una donna delle pulizie. Capisco, fa niente. Se adesso non le spiace, tenente, devo proprio raggiungere i miei colleghi. Arrivederci. Come hai detto che si chiama? Sei un amico. Tutto fatto. Molto, molto interessante. Fitz e Kastenhoff sono stati uccisi con la stessa pistola. Caspita. E tu, novità? Quello ucciso a Jersey si chiama Stankiewicz, età 72. Non hanno trovato il proiettile. Il caso è ancora aperto. Se ci sono analogie con le nostre vittime, sono disposti a collaborare. Kelly, che altro dicono di questo Stankiewicz? Era un tipo stimato, niente nemici. È stato derubato? Portafogli intatto. E le immigrazioni? Dicono solo che provenivano dallo stesso paese. Fatti dare tutte le informazioni su quei due, anche del tipo di jersey. Dmitri Stankiewicz. Alt. Le pratiche Fitz e Kastenhoff sono state spedite a Washington anni fa, non sono più a New York. Beh, di che le spediscano di nuovo qui. Non credo sarà possibile. Come sarebbe a dire, Kelly? Beh, mi hanno detto, vuoi davvero quelle pratiche? Prova al Dipartimento di Stato. Al Dipartimento di Stato. Signor Kennard dice che è spiacente, ma queste sono pratiche riservate. Riservate? Proprio così. Per visionarle deve avere un mandato federale. Ah. No, dove va? Aspetti, signore. Gli ho detto che non poteva entrare. Tenente Theo Kojak, Dipartimento di Polizia di New York. Sì, lo so. Lei vada pure. Lo sa? È tutto il pomeriggio che aspetto là fuori.
Sì, ma io non posso fare niente per lei, mio caro. Sono stato educato, sono stato paziente, sono stato diligente. Cosa non ho ricavato? Ne ho ricavato un grosso zero. No, ora non posso, no, questo non si può, e parapì e parapò. Perché non cerchiamo di darci una mano l'un l'altro da buoni cittadini, eh? Lei è al corrente di cosa significa pratica riservata, signor Kojak? Signor Kenneth? Io so esattamente cosa significa consultare una pratica riservata. Se vuole maggiori dettagli, chiami il procuratore, chiami il sindaco. Senta, mi dispiace moltissimo, ma non posso aiutarla in nessun modo. Ah, sì? Un cittadino le chiede un piccolo aiuto. Perché lei lo rifiuta, eh? E perché le interessano quelle pratiche? Per verificare se le storie di tre persone si somigliano in qualche modo. E cosa le fa pensare che sia così? Le basta se le dico che sono stati uccisi? Aspetti un attimo fuori. Signor Kenneth, io non sono di certo venuto qui per aspettare un attimo fuori. E allora aspetti qui. Torno subito. Grazie. La banca accoglierà favorevolmente ogni offerta della IMF. Quindi perché non mi richiami e mi dici qualcosa di preciso? Ciao. C'è un tenente del Dipartimento di Polizia nel mio ufficio. Vuole visionare del materiale riservato. A questo punto sbatterlo fuori sarebbe forse più complicato che fingere di dargli un po' di spago. Quindi tu dovresti... Chris! Che c'è? Stai scherzando. Perché? L'affare dei norvegesi è da risolvere entro domani, lo sai questo? Ci penso io a quello. Io non ho tempo di occuparmi delle domande isteriche di un poliziotto in cerca di rogne. Sì, ma perché io? Dana! Ok. Spero che mi tolga qualche contravvenzione. Allora te lo mando subito. E mi raccomando, tu tienimi informato. Tenente Kojak, la signorina Sutton si occuperà di lei. Sono Theo Kojak. Dana Sutton, si sieda. Oh, grazie. Cosa vuol sapere esattamente? Vorrei sapere perché alcune pratiche di immigrazione sono top secret. Lei non ha dimestichezza con i servizi segreti? Certo, questo può dirlo forte, signorina Sutton. La prima cosa che ti insegnano qui è, se hai qualche dubbio, mantieni il segreto. Fitzef, Kastenov, Stankiewicz. Beh, se quelli di Washington hanno delle informazioni su queste persone, ce le faremo spedire. O possiamo controllare noi, ci sono migliaia di fascicoli in archivio. E quanto tempo ci vorrà perché Washington ce le spedisca? Più o meno 24 ore. Che c'è? No, niente. Finalmente una persona simpatica. Un ginger ale con ghiaccio. Per me è un whisky con un bicchiere d'acqua a parte. Non beve alcolici? Beh, se bevo alcol poi fumo una sigaretta. Se fumo una sigaretta disprezzo me stessa, e se disprezzo me stessa finisce che ricomincio a fumare. Quindi lo vede in che razza di pasticcio mi trovo. Da quanto tempo ha smesso? Sabato saranno 5 settimane, ma è stata dura. Lei viene da fuori, voglio dire, non è nato a New York, vero? No. No, Virginia. E laureata in giurisprudenza nel North Carolina. Progetti futuri? Diventare segretaria per gli affari europei. Niente male, no? Niente male, no. Così sta nel settore pubblico? In quanto opposto al settore privato, sì, certo. Sì, ma i soldi stanno lì. Vede, i soldi non mi interessano. Io sto dove c'è il potere. Dana! Sono qui dietro!
quanto ci metti? Arrivo. Erano tutti nello stesso campo di concentramento durante la guerra. Uh-huh. Voglio vedere in quest'altro cassetto se è specificata la data del loro arrivo in America. Quando sono arrivati, erano insieme? No. E si sa l'anno del loro arrivo? Sì, sì, io ho qui le date. Ecco, Stankiewicz è arrivato nel 48. Ah, da un pezzo. E gli altri due invece sono arrivati nel 51. Ed erano tutti nello stesso campo di prigionia. Col dicevo. Come hai detto? Col dicevo. Un campo ai confini della Polonia, centro di raccolta per prigionieri russi nel 1942. Durante l'occupazione tedesca in Russia. Ti dice qualcosa di particolare? C'è un mio amico che è nei guai. Insomma, pare sia sparito. Eh sì? È di origine russa ed era sicuramente in un campo di concentramento. A Koldicevo? Tu non pensi che sia strano? Non penso niente. Che vuoi che ti dica? Dove stiamo andando adesso? C'è una sezione cinematografica di sopra. E quindi puoi dedicarmi un'altra oretta. Ma non sarà detto che mi sarei presa cura di te. Ah, tu ti prenderai cura di me? Almeno per un'altra oretta. Poco distante da Monaco di Baviera, esempio terrificante delle atrocità naziste. Il generale Dwight Eisenhower con il generale Omar Bradley visitano un campo di concentramento. Possono così rendersi conto di cosa rischiava l'umanità intera se le valorose truppe alleate non avessero sconfitto la follia omicida dei seguaci di Hitler. Crimini efferati, stragi premeditate che gettano un'ombra di profondo disgusto sull'intera Germania. Ok, ora si vedono i campi per i russi. E nei territori dell'Unione Sovietica occupati dalle truppe germaniche, nuove atrocità appaiono ai nostri occhi. In questo filmato del servizio informazioni sovietico vediamo alcuni cittadini di Koldicevo che, ignari dell'esistenza stessa del campo, visitano un enorme magazzino dove sono accatastati centinaia di corpi di detenuti politici, privati perfino della dignità di una civile sepoltura. Il comandante del campo si aggira inebetito tra la gente che per prima è testimone dei suoi crimini. Anche le facce degli altri aguzzini del campo mostrano una tragica calma che rende ancor più. Torna indietro. Fermati qui, qui su questa faccia. È lui o non è lui? Ma è la stessa persona. Dove hai preso quella fotografia? È il comandante di un campo dove c'erano le tre vittime di cui mi sto occupando. E dove era anche quel tuo amico, quel Barak? Mm-hmm. Dove sarà ora? Sarà ancora vivo? Che gli sarà successo? Ma chi è questo Peter Barak? Come l'hai conosciuto? Subito dopo la guerra, dopo aver perduto la sua famiglia, fu sbattuto da un posto all'altro. Da quello che mi ha raccontato, il suo unico desiderio era di diventare cittadino americano in un modo o nell'altro. Ci riuscì. Era, mi pare, il 1953 o 54, quando arrivò qui a New York. Io ero un semplice agente di polizia e lui venne ad abitare nel mio quartiere, ma aveva paura di me. Capirai, per lui ero la legge. Ma poi diventammo amici, trovò un lavoro, si sposò, ebbe una figlia e da un po' di tempo è molto cambiato. Forse pensa che qualcuno che viene dal passato vuole ucciderlo. Hai idea del perché voglia ucciderlo? Dovremmo chiederlo a lui. Esemplare dedizione al lavoro. È vero quello che ho sentito?
Che sei convinto che siano omicidi a catena? È possibile. Come possibile? Tu andiamo, cerchiamo di capirci, ok? Possibile. Tu fa come ti pare. Ma non voglio sentirne parlare. Scusi. Desidera qualcosa? Sì. Sono il tenente Kojak, Dipartimento di Polizia di New York. E questa è la signorina Sutton del Dipartimento di Stato. Se non disturbiamo, vorremmo rivolgerle alcune domande. Che cosa vuole sapere? Lei è una parente del signor Kastenov? No. Il signor Kastenov per caso conosceva Vladimir Fitze? No. Ma lei conosce questo Fitze? No. E un certo Dmitri Stankevich? No. Nessuno di voi ha mai sentito questi nomi? Le ho già detto di no. Ma chi poteva volere la morte di Kastenov? Nessuno. Vado a fare domande da un'altra parte. Dove andiamo adesso? Diamo un'occhiata dentro. Che cosa stai cercando? Ottima come domanda. Guarda questa tomba. Vladimir Sevaski. Visto le date? Stessa età, più o meno. Ho già chiesto, ma non c'è. Ah, aspetta, io vado a scrivere il mio rapporto. È importante. Trento. Una cosa rapida, Lustig, altrimenti lasciami lavorare. Se lei cerca il certificato di morte di Vadim Sevaski, credo che non le sarà facile trovarlo. Ho pregato, sbraitato, ho buttato all'aria gli uffici anagrafici e le imprese funebri di tutto lo Stato. Quel certificato non esiste. Thank you.
Non c'è il nostro amico. E io che sono diventato matto a cercare quel certificato. Dietro l'angolo. Dove l'hanno ucciso? Su una vettura? Sì, signore. Era per terra, sulla quarta carrozza, sull'ultima vettura. Ma il rapporto parla di due colpi. Sì, sì. Esatto, qui e qui. Ah, chissà che casino avranno fatto. Quelli usano i silenziatori, amico. Amico? Ehi, tu sei greco? No. Allora chiamami tenente. Scusi, tenente. Bravo, qualcuno ha raccolto i proiettili? Non credo, tenente, non ancora. Non pensi che li abbia in corpo i proiettili? Io non li ho visti davvero, ho visto solo due buchi in testa. Come si chiamava? Donald Johnson. Niente patente, 500 e quanto? 43 dollari. Li hai contati tu? Aveva altri documenti? Tutto qui? È quello che aveva addosso. Nuovo di zecca, tenente. Vadim Sevaski. Volevi essere morto. Adesso sei morto. Informazioni riservate destinate solamente a personale autorizzato. Fa vedere. SDO 79196. Qui non c'è. Sì. Non c'è niente.
SDO 79196. Non c'è nessun dossier. No, qualcuno l'ha portato via. Oh, guarda, guarda. Che c'è? Ti ricorda niente questo? No. A me sì. Sulla foto che aveva Barak e sulle lapidi al cimitero. E forse so chi mi può dire qualcosa su questi simboli. Teo, sei davvero tu? Sì, sono proprio io. Figliuolo, è passato un secolo dall'ultima volta che ti ho visto. Tu vuoi un consiglio? Ti capisco, sei un uomo importante adesso. Sam, voglio mostrarti una cosa. D'accordo, d'accordo, fammi vedere. È scritto in russo. È per questo che sono venuto da te. Tu sei di origine russa e sei un uomo di cultura. Puoi dirmi di che si tratta? È molto importante per me. Ah, ecco perché sei venuto a trovare il tuo vecchio amico, eh? L'hai mai visto prima? Come l'hai avuto questo? È della Bielorussia. Quella che noi chiamiamo Russia Bianca? Sì, è l'emblema della divisione Belarus. Sai che c'era una divisione bielorussa dell'SS? No. Fu creata durante l'occupazione tedesca. Alcuni ufficiali dell'SS la organizzarono, ma la cosa più tragica è che era interamente composta da collaborazionisti, scelti nella comunità russa. Erano a servizio degli invasori, spietati e prepotenti come i tedeschi, a volte anche peggio dei nazisti. Più di 2 milioni, un quarto della popolazione della Bielorussia, furono assassinati da questi nazisti, da questi sporchi collaborazionisti. Grazie, Sam. E scusami. La prossima volta ceneremo insieme. Ma non si può entrare. Signorina Barak? Sì, salve. Mi chiamo Müller. Sono un amico di suo padre. Ah, bene, piacere di conoscerla. E mi dica un po', signorina Barak, come sta suo padre? Sta bene. Perché? Ho delle difficoltà ad incontrarlo e sono
preoccupato per lui. Ora è fuori, non è in città. Ah, le sarei grato se mi dicesse come posso contattarlo. Non è possibile. Io devo incontrarlo, è importante. C'è un affare molto delicato che riguarda suo padre e la mia società. Capisco, ma non c'è modo di contattarlo adesso. Lui è in crociera, aveva bisogno di riposo. In crociera? Non mi aveva detto niente. No? Ah, beh, sa com'è. Papà di solito decide tutto in fretta. Gli posso parlare? Per telefono. Come si chiama la nave? Non è quel tipo di crociera. Ha noleggiato un cabinato, non c'è possibilità di telefonargli. Ci deve essere una possibilità, signorina. Mi dispiace. Devo assolutamente parlare con suo padre. Ma non può. Non capisce? È in pericolo. Cosa? Ma insomma, le ho detto che è in grave pericolo. Ma non ha detto che si trattava di affari. È in grave pericolo, vuol capirlo sì o no? Lei deve dirmi subito dov'è. Dove vai? Vieni qui. Vieni subito qui o t'ammazzo. Ora dimmi dove si trova tuo padre. Non lo so! Dimmelo! Non lo so! Lo trovo io. Tuo padre. Lo trovo io. Lasciala andare. Sei sicura che tu sei l'uomo della fotografia? Sì. Sì, ne sono sicura. È tutto passato ora, Elisa, sta calma. È stato orribile, Teo. Davvero orribile. Sì, capisco. Io posso aiutare tuo padre, ma prima noi dobbiamo... Capisci? Ho capito. C'è un computer nel suo ufficio. Posso inviargli un messaggio? Ora sì che ragioniamo. Vengo subito lì. Senti, sta calma, eh? E cerca di essere prudente. D'accordo, Teo. Brava. Niente ancora. Rimani in ufficio o te ne vai a casa? Non ho ancora deciso cosa fare. Ah, nessuna notizia di quella pratica mancante? Niente di nuovo. Domani possiamo vederci per completare la ricerca di quegli elenchi? Se Kennert mi lascia un po' di respiro, molto volentieri. Chiamami verso le 11:30. Eccoli qui. Resta in linea. Chiedi chi è. È lui. Di che devi vederlo. Devo vederti. Tu stai bene? Sì. Ma devo vederti. Devo. Impossibile. Insisti, di che è urgente? No. Per favore. Ho bisogno di vederti. Sei da sola? Sì. Settantanovesima strada alla rampa di uscita della superstrada alle 11 di domattina. Ok. Abbiamo stabilito il contatto. Ottimo. Barak ha parlato con sua figlia. Si incontreranno. Quando? Domattina. Sarai più tranquillo ora.
Beviamo una cosa al solito bar? Oh. Ok, una scusa per vedervi. Beh, dammi mezz'ora di tempo, allora. Ti aspetto all'ingresso. Verrò con una sciarpa bianca e una rosa rossa in mano. Ti riconoscerei fra mille. Sempre galante. Fai in fretta? Certo, ciao. Il tenente Coge? Sì, ha contattato Bark. Voglio dire, la figlia ha un appuntamento con lui. Quando? Si incontrano domattina. Ho fatto bene ad aspettare. Prova a scendere in modo che papà ti veda. Che ore sono? Mancano 10 minuti. Ok, noi ti aspettiamo qui. Elisa! Papà! Vieni giù, c'è una scaletta! Ma dove va? Aspetta qui. Allora, che c'è di così importante? Papà. Papà. Ecco qui il tuo papà. Torna a casa. Sì, presto. Per favore, adesso. Non ancora. Sì, adesso, ti prego. Prima che quell'uomo. Prima che? Quale uomo? Di chi stai parlando? Chi hai visto? Per caso un certo Bucard? Mi ha detto di chiamarsi Müller. No, non c'è nessun Müller. Sicuramente doveva essere Bucard. Sapevo che sarebbe arrivato, prima o poi. Theo vuole parlare con te. Theo? Sta cercando di salvarti la vita, Peter. Ciao, Theo. Ciao, Peter. Ci hai fatto stare in pensiero? Non era il caso. Ho trovato quelle foto, Peter. Chi è quell'uomo? È uno dei vostri. Dei nostri? Sì, Theo. E perché ti sta cercando? Li ho visti intorno a casa mia, Theo. È gente cattiva. Quando li hai visti? Forza, vieni su e parliamo di questa faccenda. Per favore, papà. Smetti di scappare. Appena potrò. L'uomo della foto? Era il comandante del campo, vero? Del tuo campo di concentramento, è così? Arrivederci, Theo. Papà! Papà! Dai, vieni!
resta qui. E togliti di mezzo. Ok, fermati. Barak! Polizia, tu la pistola. Non sparare. Hai sentito? Giù la pistola. Siamo agenti federali. Ti mostro il tesserino. Fallo, ma con molta prudenza, amico. Prendi due e paghi uno. Davvero un'offerta speciale. Dana Sutton, l'impiegata rampante, eh? Corre appresso al potere come un cagnolino scodinzola attorno ad un osso. Mandami due agenti. No, lascia stare. È questo che ti hanno insegnato al corso di mezze maniche? Quando ti beccano, tieni la fronte alta e Dio salvi la burocrazia. Di cosa vorrebbe accusare Dana? Di falsità? Di doppio gioco? Lei non ha capito proprio niente. Per sua informazione, Dana Sutton lavora per me. Se vuole collaboratori, se li compri come ho fatto io. E Dio sa se ha speso bene i suoi soldi, stia a sentire. Gli unici a sapere dell'incontro con Barak erano Lustig, il sottoscritto, Elissa e Dana Sutton. E lei ha mandato quei due scagnozzi. Due agenti per metterlo in condizione di rispondere a qualche domanda. E se non si metteva in condizione, come l'avreste portato qui? In una casa di zinco? Oh... Tu non lo sapevi, eh? Tu hai mostrato tutto il tuo entusiasmo nell'aiutarmi a cercare quelle pratiche. Era una sporca scusa per usarmi in modo da arrivare a Peter Barak. Tu sai che non è vero. Dove sta la verità? Sta forse in quel dossier? In quel dossier mancante che nessuno può trovare? Non è così? Sai cosa ne penso adesso? Che sei stata tu quella che l'ha sottratto. Senta, le consiglio di andarsene e subito. Lei ha fatto tutto il possibile per ostacolarmi. Un criminale nazista sta uccidendo dei vecchi immigrati. Ed è mio dovere sapere se sta facendo tutto ciò sotto la sua protezione. Lei si sbaglia. Ma mi sbaglio, eh? Invece penso che lei stia aspettando che facciano fuori anche Peter Barak. Ci ha chiamato, signor Kenneth. Oh, i Marines. Portatelo fuori e non fatelo rientrare. Io non ho intenzione di tornare. Giù le mani. Qui, guarda questo. E tu? Spero ti attenda un brillante futuro. Posso sapere che diavolo hai combinato? Sono un'impiegata rampante.
Grazie. No. Quattro vecchietti russi, tutti assassinati. E provenivano dallo stesso campo. Kastenov, un volenteroso in bianchino. Nikolaj Kastenov, al servizio della Waffen-SS, come ufficiale della polizia nazista. Durante l'occupazione tedesca della Bielorussia, prese parte alla guerra contro l'Armata Rossa e contro la resistenza di quel paese. Vladimir Fitsev, non certo amato da tutti, eh? Vladimir Fitsev organizzò il massacro di innocenti cittadini del distretto di Borisov, nonché fondatore del giornale nazifascista Ramizza. Ma che stai dicendo? A un primo gruppo di circa 20 cittadini fu ordinato di scavare una larga fossa. Furono costretti a entrarvi e quindi crivellati di colpi. Fitsev controllò personalmente l'operazione nel corso di un'intera giornata. I crani furono sfigurati a colpi di picconi e i corpi furono mutilati. Autopsie eseguite nel dopoguerra dimostrarono che i bambini, forse per risparmiare munizioni, venivano gettati nelle fosse e sepolti ancora vivi. Vadim Sevaski, ucciso pare senza motivo nella metropolitana di New York, ricordi? Vadim Sevaski fu scelto dagli invasori tedeschi per organizzare la repressione intorno alla città di Minsk. Capo di un governo fantoccio, sotto la sua amministrazione, due terzi dei circa 375.000 ebrei della regione furono assassinati. Certo, venivano tutti da un campo di concentramento, dove però non erano prigionieri, erano gli aguzzini, sotto gli ordini del... il tedesco non riesco a capirlo. Heinrich Burckhardt. I documenti sono tutti qui. Quelli veri e quelli fasulli, sai? Barak ha compreso? No. No, lui era un vero prigioniero. Ma lo sa, Guy, che sei arrivato a questo punto? Perché? Ha chiesto di me? Mi ha detto di raccogliere tutte le pratiche inerenti a questi omicidi e di passarle alla squadra speciale. Non dargli niente. Sì, ma... che cosa dico a Guy se mi chiama? Gli parlerò io. Tenente. Le hanno ceduto i nervi, eh? Me l'hanno ordinato. Capitano, lei poteva fare l'attore. Tenente, lei sta perdendo del tempo prezioso, lo sa? Giù la stanno aspettando. Lei dovrà dire tutto quello che sa. Senta, io capisco che quelli non le danno molto spazio, capitano. E chi sono io per dirle che sbaglia a dire sempre sì? Per quello che può valere, non voglio assolutamente costringerla ad abbandonare. Senta, qualunque cosa io pensi di lei, qualunque cosa lei pensi di me, io le dico che questa è una sporca faccenda. Capitano, io grazie lo stesso. Lascia perdere, Teo. È una rogna. È una rogna, eh? Che sai di preciso, Frank? So che stai sprecando le tue forze contro la parte sbagliata. E quale sarebbe? Il Dipartimento di Stato. E che possono fare? Andare alla polizia? Quella è una storia che riguarda loro. Non farne un caso personale. Stammi a sentire, Frank, ok? Russia meridionale, seconda guerra mondiale. È la parte dell'Unione Sovietica occupata dalle truppe tedesche. Alcuni russi cominciarono a collaborare con i tedeschi. Presero di mira gli ebrei. Capito? Appena la guerra finì,
Questi traditori, questi collaborazionisti, si presentarono come vittime ai centri di raccolta alleati, facendo passare se stessi per prigionieri politici. Ma non è finita qui. I nostri servizi segreti sapevano tutto su questi collaborazionisti. Ne conoscevano i delitti, tutto insomma. E fu allora che qualcuno a Washington ebbe una brillante idea. Non certo punire questi assassini per quello che avevano fatto, no. Usarli. Usarli per una possibile guerriglia in Unione Sovietica. Ma prima bisognava istruirli. Bisognava infiltrarli negli Stati Uniti, anche se questo era illegale. Non posso crederci. Avevano già pensato a tutto. La brigata Belarus. E questi russi collaborarono. Si addestrarono a lungo per essere pronti a tornare in Russia e qualcuno di loro ritornò laggiù. Vuoi dire un anno, due anni dopo i campi di sterminio? Ma vedi, quel mio amico era nello stesso campo di concentramento. Passano 40 anni. Peter Barak cammina per la strada, sto facendo solo un'ipotesi, e si incontra con uno di loro. Ehi, che ci fa questo in America? Che ci fa ancora vivo qui? E cominciano a seguirlo. E lui chi vede? Altri collaborazionisti. Hanno ucciso suo padre, hanno ucciso sua madre, gli hanno ucciso la sorella. E che cosa fa allora? È sempre un'ipotesi. Si rivolge di corsa alle autorità e racconta tutto. E che succede? Che lo sbattono al muro così come hanno poi sbattuto al muro me. Dov'è adesso quel tuo amico Teo? Non lo so, ma il problema è, riuscirà Barak a uccidere Bukart prima che Bukart uccida lui? Cristo, questa storia non finisce mai. Chi è questo Bukart? Heinrich Bukart, ufficiale tedesco delle truppe d'occupazione in Russia nel 1942. Fu lui ad organizzare la brigata Belarus, fu lui ad organizzare tutto quanto. Vuoi dire che era il comandante di un campo di sterminio? Non sto raccontando una storiella, Frank. E io ti dico che non ci credo, te. Perché quello che ci fa pensare ci dà fastidio. Siamo in un mondo dove chi non ha una casa deve dormire sul marciapiedi, dove si rapina una pasticceria per pochi dollari, dove si accoltella il vicino per una fesseria. E questo è il mondo che ci circonda, Frank, che si basa sul potere. C'è gente che lo detiene e che fa di tutto per non perderlo. Questo è il paese in cui viviamo, Frank. Bukart è ancora al soldo degli Stati Uniti. Ha ripreso i suoi contatti con i collaborazionisti russi e con l'aiuto del governo degli Stati Uniti circola tranquillo per portare a termine il suo piano di morte. E secondo te è soltanto una rogna? È un caso troppo grosso. Grosso per chi? Per te, per noi. Io non ho nessuna intenzione di interferire. Lascia perdere, prenditi una vacanza. Per quale motivo, secondo te, io dovrei scomodare i miei superiori? Dammi retta, Teo, i tempi sono cambiati. Quelli se ne fregano della morale. Perché non sanno la verità. E tu dovresti dirgliela. Dire che cosa? Che Teo Coge che sta piagnucolando? Non sto piagnucolando, Frank. Dico che per 40 anni hanno mentito al popolo americano. Hai appena finito di dirmi che è questo il paese in cui viviamo. Certo, vince il potere. E tu, Teo, non hai potere. Allora senti me, piantala. Io non posso aiutarti. Sei stato qui tutta la sera. Non sei di riposo oggi? Kelly mi ha chiamato. Kelly? Ho visto Stavros. Mi ha detto tutto. Voglio dire, del caso.
Che fai qui? Va a casa. Che succede se non ci vado? Sai, quello che possono fare a me... ha poca importanza, ma tu stai iniziando una carriera. Pensi che me ne freghi tanto? Sei un ragazzo in gamba. Non ti ho neanche offerto un caffè. Sono proprio un bell'amico. Vieni, andiamo via da qui. Senti, Lustig, voglio confidarti una cosa. La cosa più importante adesso è trovare Peter Barak, è lui. Barak? È lui la chiave di tutto. Sai che ti dico? Non l'avevo capito. Eh sì. E da qualche parte qui vicino Barak e Bucard stanno per ammazzarsi. Dove andiamo adesso? La prima cosa che mi viene in mente è provare al suo ufficio. Peter ora sa che io so tutto di Bucard. Quindi è importante per lui sistemare la faccenda. Incontrare Bucard? Mettiamo che tu sia Peter Barak. Sai che qualcuno ti sta cercando. E tu vuoi trovare questo qualcuno, che cosa faresti? Mi metterei in mostra. Farei in modo di essere visto. Già. E io penso che lui si farà vedere o a casa o in ufficio. E lo pensa anche Bucard? E lo pensa anche Bucard. Sei sicuro che sia qui il suo ufficio? Sì, ho chiesto alla sua società. Eccolo! È lui! Avvicinati, presto!
Polizia! Una pistola! Oh. Butta la pistola! Butta la Barak! Peter! Teo! Peter, butta giù quella pistola! Dammi un buon motivo per farlo! Non ne vale la pena! Lei è un criminale! Ho fatto tutto per avere giustizia! Perché loro pagassero! Fossero arrestati, perché la gente sapesse! Non è questo il modo! E allora qual è il modo, Teo? Che tu adesso smetta di uccidere! Io sono protetto dal governo degli Stati Uniti d'America! Butta quell'arma! Buttala! E ho la protezione del governo degli Stati Uniti. Si discute la causa numero 60854, Barak Peter, omicidio di primo grado, 4 capitoli, omicidio di secondo grado, 4 capitoli. Pubblico Ministero e Difesa possono iniziare il dibattimento. Mi scusi, Vostro Onore, ho una comunicazione riservata. Ecco. Se può prendere visione. Si discute la causa L71752, Campbell Joseph, appropriazione indebita e furto aggravato, 2 capitoli. Ma non è stato giudicato, che succede? Lei è il funzionario che l'ha arrestato. Sono io, chi sono quei due che hanno preso Barak? È tutto a posto, non si preoccupi, il caso è chiuso. Ma come chiuso? Ma che sta dicendo? Chi sono quei due tizi? Sono agenti federali. Mi scusi. Che fine farà Barak? Lo deporterete, lo butterete nel fiume? Sì, qualcosa del genere. È tutto perché lui non racconti la sua storia in tribunale, è vero? Teo, io... Ti ascolto. Tu lo sai chi conduce il gioco. Dimmelo tu chi è che... No, no, no. Dimmi invece che tipo di gioco sta facendo il nostro paese. È sporco. È molto sporco. E tu cosa hai intenzione di fare? Niente. Io non ho la forza per cambiare le cose. Io posso lottare perché cambino in futuro, forse.
E tu cosa farai? Io? Questa gente sputa sulla tomba di milioni di persone uccise da quel pazzo di Hitler e ne ha coperto gli assassini per 40 anni. Continuo a proteggerli e mi chiedi cosa farò? Che cosa pensi che dovrei fare? Probabilmente continuare a combattere. Vuoi sapere una cosa? È proprio quello che farò.